18.03 Radio 2, le colonne d'Ercole, ed eccoci qua. Armando Traverso, Federico Biagione ed Elisa Esardi vi salutano e vi tengono compagnia fino alle 19.30. Brava. Potremmo dire qui a Radio 2, alle colonne d'Ercole, che se vi hanno messo le corde, fateci una risata sopra. Esatto. Ma è un bel legame, perché noi adesso parliamo di yoga. E uno dice: ma qual è il legame? Eh no, perché è lo yoga della risata. E quindi noi, il legame c'è. E noi abbiamo il maestro comico e maestro di yoga, Terenzio Traisci. Benvenuto. Eccola. Ciao a tutti. Benvenuto, maestro. Come la dobbiamo salutare? Nami Orenghenchio? Come si saluta? Bellissimo. Come si saluta un maestro yoga? Più che maestro yoga, sono un maestro, insomma, della risata. Ah, della risata. Va bene. E quindi sono anche uno psicologo del lavoro. Allora, Terenzio, poi io posso fare il maestro yogi? Tu fai il maestro yogi, esattamente quello. Allora, dunque, questo perché si svolge a Forlì, si svolgono questi corsi di yoga della risata che hanno un successo di pubblico in quel di Forlì. Allora, Terenzio, che succede? Allora, a Forlì, ma anche in altre città, Roma, Milano, in pratica tengo questi corsi dove insegno alle persone a sfruttare la risata per stare meglio come risorsa personale. Che bello, vedi, è una risorsa personale che aiuta, diciamo, lo spirito, l'anima, aiuta anche a uscire magari da un tradimento, ma soprattutto per le discussioni in ufficio. Esatto, perché infatti i corsi che tengo sono stati fatti anche per l'Università degli Adulti, però soprattutto in ambito lavorativo, con Sapim Legacoop, ad esempio, per manager o dipendenti sia di cooperative che di aziende, perché poi chi sta bene con se stesso sta bene anche con gli altri, perfetto, si rapporta meglio anche con gli altri. Terenzio, ma in che cosa consistono questi corsi? Cioè, voi ridete veramente? C'è qualcuno che dice delle battute, gli altri ridono, e allora mi domando se le battute non sono buone? Insomma, come va? No. Allora, in pratica lo yoga della risata, che è stato fondato da un medico indiano, Madan Kataria, si basa su risate senza motivo, perché senza motivo. Insomma, proprio per sfruttare la risata come noi, in qualsiasi momento. Sì. Esatto. Ma è vero che piangi senza motivo, ridi senza motivo, però fatti una domanda, Esatto. Comunque, ridendo in gruppo, all'inizio la risata potrà essere stimolata, ma poi diventa spontanea, perché magari senti un altro ridere, ti coinvolgi. Alla fine diventa una risata spontanea, coinvolgente. C'è addirittura un esercizio che si chiama meditazione della risata, che stesi per terra, a un certo punto io dico via e iniziano a ridere, è difficile anche farli smettere. Ecco, un tempo si diceva, Terenzio, una risata vi seppellirà. In questo caso una risata vi risorgerà, vi farà risorgere. Sì, vi farà resuscitare. Ma è vero, risusciterà, ma è vero che fate anche delle risate animalesche? Sì, poi abbiniamo le risate, che ne so, a qualche gioco, a qualche animale, la risata del leone, la risata del cavallo. Beh, la iena pure, no? Scusa. No, però io le voglio sentire. Quella è la più famosa, però insomma, per cercare delle risate più originali abbinano... Terenzio, però ce le devi far sentire, la risata del cavallo. La differenza. Ad esempio quella del leone si fa con la lingua fuori dalla bocca, gli occhi fuori dalle orbite, le mani ben aperte, si fa... La classica risata del leone. Sì. E poi qual è l'altra? Il cavallo. Poi ad esempio queste risate uno le impara in gruppo nel corso, ma poi le può fare anche da solo. Io ad esempio le faccio anche in macchina mentre sono imbottigliato nel traffico, anziché arrabbiarmi mi faccio le mie risate. Il cavallo ad esempio, no? In macchina. Facci quella del cavallo. Carina, carina molto. E quella della iena, quella cattivella. Quella non la fa. Non la fa. Quindi cominciamo a ridere. Senti, Terenzio, ma che addominali hai? La ridere fa venire gli addominali. Sì. Poi a parte che fa bene a tutto il corpo, perché comunque la risata è una respirazione più ampia, quindi porta più ossigeno, combatte lo stress, sviluppa le endorfine, che sono gli antidolorifici del nostro corpo. E infatti qua naturali. Noi abbiamo due tartarughe, ma al contrario. Ecco. No, scusa. Spiaggiate. Cioè, tu vuoi dire che io sarei un carapace? Questo qui è un carapace? Beh, sì, effettivamente è un po' tartarugato. Armando, no, beh, ci stai ancora. Dovrei
dovresti, dovresti ridere un po' di più. Vabbè. Anche tu, Federico. Io non testuggine dico niente. No, tu sei bellissimo. Siamo, sì, è vero, siamo un po' testuggini, nel senso che insomma non è che il neurone si agita velocemente. Terenzio, noi ti ringraziamo per essere stato con noi e rilanciamo volentieri questa idea dello yoga, grazie, delle risate, perché effettivamente può essere utile. Però prima di lasciarci, sono anche, volevo dire che insomma, che chi vuole avere più informazioni, c'è il sito dello yoga della risata, perfetto, it, e poi c'è anche il sito con cui organizzo i corsi, sapim.it, e formazione @sapim.it per chiedere direttamente delle informazioni. Ah, no, così vuole fare? Poi io gliela volevo chiedere a lui, ce la allora, fai la risata finale di chiusura? Ah sì, quella lunga un metro, che si può fare allungando un metro facendo Che meraviglia. Grazie. Ciao, grazie. Ciao, Terenzio. Maestro e comico di yoga.